Ciao a tutti e bentornati in una nuova lezione di Basso in Pillole. Io sono Luca Angelici. Per maggiori informazioni su di me, www.angeliciluca.com. Oggi andremo ad affrontare un altro aspetto di tecnica legata sia alla mano sinistra che alla mano destra, eseguendo un esercizio che viene chiamato il ragno. Passiamo all'esercizio. L'esercizio viene svolto così. Posizioniamo l'indice sul quinto tasto della corda di Mi, quarta corda praticamente. L'anulare va sul settimo tasto della corda di La, quindi il Mi, un intervallo di quinta. La, Mi, La, Mi. Il medio va sul Si bemolle, quindi sul sesto tasto della corda di Mi. E il mignolo va sul Fa, ottavo tasto della corda di La. Questo è il movimento in fase crescente. Arrivati a questo punto, dobbiamo invertire il movimento. Il movimento lo invertiamo così. Spostiamo l'anulare, vedete? Senza spostare le altre dita, le solleviamo solo al momento in cui la nota va suonata. Spostiamo l'anulare sul Si e rilasciamo le altre. L'indice passa dal La al Re. Il mignolo passa dal Fa al Do. Il medio passa dal Si bemolle al Mi bemolle. E poi si ritorna da capo. Proviamo col metronomo. 4 Stop. Naturalmente questo esercizio può essere eseguito in quarti, come abbiamo appena visto, in ottavi e in sedicesimi, alternando sia la suddivisione binaria per la sinistra che per la destra. Che cosa vuol dire? Che io posso far lavorare la destra in ottavi. O in 16. Con questo esercizio poi diventa tecnicamente più complicato nel momento in cui invece che un intervallo di quinta, come abbiamo visto nel primo caso, l'intervallo diventa d'ottava, quindi il movimento della mano sinistra si amplia e diventa esattamente questo. Quindi suoneremo il La sulla corda di Mi al quinto tasto, sempre con l'indice, la posizione della mano rimane sempre la stessa, copriamo quattro tasti. L'anulare va sulla corda di Re al settimo tasto, un'ottava praticamente. Abbiamo il Si bemolle come prima sul sesto tasto e sulla corda di Mi e il mignolo all'ottavo tasto sulla corda di Re. In questo caso suoniamo semplicemente delle ottave. Il movimento è lo stesso, l'esercizio è lo stesso, la difficoltà aumenta perché adesso la spaziatura, quindi l'apertura della mano è maggiore. Quando arriviamo a fare questi movimenti, la mano sicuramente subisce uno stress. Quindi se sentite tensione, voi allentate, riposatevi, soprattutto sul polso, riposatevi e ripartite con calma. Faccio rivedere l'esercizio. 3, 4, 1. Si passa alla fine nella versione più complicata dell'esercizio. Abbiamo visto il salto di quinta, il salto d'ottava, l'ultimo salto fisicamente che il basso ci concede di fare è quello di undicesima, quindi andiamo sull'ottava superiore. A questo punto il movimento è sempre lo stesso, con la stessa, diciamo,
struttura, solo che aumenta l'apertura della mano e diventa questo. Faccio rivedere un'altra volta l'esercizio. Detto ciò, abbiamo visto appunto come lavora la sinistra e come può lavorare la destra. Qual è l'utilità di questo esercizio per la mano destra? Perché la mano si abitua a lavorare sui salti di corda. Ovvero, prendiamo la posizione di ottava come abbiamo visto prima. Passiamo dalla prima dalla quarta alla seconda corda, dalla quarta alla seconda corda, alternando sempre le dita. Nel momento in cui noi raddoppiamo in ottavi, le dita fanno un esercizio che poi voi troverete utile quando vi troverete a suonare dei generi, ad esempio come la disco music. Oppure anche citando Pastorius. Quindi, con questo esercizio noi riusciamo a far lavorare le mani su due fronti contemporaneamente, accelerando un po' quello che potrebbe essere il risultato finale. Naturalmente, non cercate scappatoie, quindi lavorate sempre molto lentamente con l'utilizzo del metronomo e aspettate che la mano, quindi come qualsiasi altro muscolo, si abitui a questo nuovo movimento e col tempo, appunto, vi risulterà sicuramente meno faticoso e più gradevole da eseguire. Detto ciò, vi auguro buon lavoro e arrivederci alla prossima lezione di basso in pillola. Ciao Luca Angelici!